Buonasera amici di Toscana TV, bentornati all'appuntamento con Casa Viola. Come ogni domenica sera siamo qua per tirare le somme di quella che è stata la settimana della Fiorentina, di quello che è stato poco fa il match della Fiorentina vinto per 2-0 contro la Salernitana, ma soprattutto di quello che ci ha lasciato un po' a livello di indicazioni in vista di quello che è già un appuntamento particolarmente cruciale come quello di settimana prossima, la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Che cosa salvare della prestazione di stasera, come ruotare gli uomini, visto che oggi molti obiettivi sono stati raggiunti: vincere, faticare relativamente poco, ruotare appunto alcuni dei big, alcuni di questi già lo sapevamo, non facendo parte neanche della lista dei convocati. Insomma, mandare un segnale in coda a quella che era una settimana che già ha visto la Fiorentina fare invece dello sforzo extra, e come sapete giovedì nel match di Conference, di tutto quello che c'è stato fino al 120esimo per avere ragione del Viktoria Plzeň, in una giornata in cui i risultati intorno alla formazione viola ci dicono che anche la strada del campionato non è da archiviare completamente per i piazzamenti europei, al netto di quello che può essere l'ascensore di una vittoria, di una Conference o di una Coppa Italia, ma che intanto appunto lascia aperto anche il percorso formato Serie A. In campo, come vedete, ci sono in questo momento Monza e Atalanta, parziale di 0-0, la terremo d'occhio particolarmente con attenzione per capire come sta anche la squadra di Gasperini, attesa proprio mercoledì dal match con la formazione di Vincenzo Italiano. Ma adesso è tempo come sempre di scoprire chi ci tiene compagnia della nostra domenica sera. Non può mancare Massimo Orlando. Ciao Massimo, ciao, bentornato. Buonasera a tutti. Maurizio Carino, ciao Maurizio. Ciao, buonasera. Piacere ritrovare il collega di Radio Sportiva Stefano Fantoni. Ciao Stefano. Buonasera, buonasera a tutti. E soprattutto Paolo Bosi, vicepresidente del settore tecnico FIGC. Buonasera. Ciao Paolo, ciao. Bentornato anche a te. Avremo modo di commentare il match del pomeriggio, di appunto aggiornarvi su Monza Atalanta, di fare il punto sul mercato allenatori. Anche oggi qualcosa italiano ha detto nel dopogara a proposito della sua posizione, di quello anche che ci aspetta per la partita contro i nerazzurri. Avremo modo anche di comporre assieme la formazione e di mettere alla prova le conoscenze viola del nostro studio. Prima però facciamo un po' il punto di quello che abbiamo appena vissuto. Massimo risultato col minimo sforzo o è riduttiva come sintesi, Massimo? No, no, sera? Perfetta. Direi settimana ottima per la Fiorentina, sì. Perché ora lasciamo stare il pareggio col Genoa, che è una partita che secondo me la più difficile delle tre, proprio perché era in preparazione, no, della Conference. Poi in Conference molto bene, chiaramente con sofferenza perché non riuscivi a sbloccarla, però insomma la partita è sempre stata in mano alla Fiorentina, e poi sei dovuto andare ai supplementari con una squadra comunque inferiore a te. Alla fine comunque la Fiorentina porta a casa un risultato fantastico, perché seconda semifinale in due anni non è una cosa da poco, e oggi col minimo sforzo veramente, facendo anche riposare tanti giocatori importanti, sì, porti a casa tre punti che sono importanti a livello mentale, psicologico. Da tanto non vincevi in campionato, comunque sei sempre lì per giocarti una posizione per l'Europa che conta, dunque complimenti, perché sai, sono settimane che ti possono cambiare, no, come infatti, Milan poi, ad esempio, in una settimana ha perso tutto, esatto. Ora te per domani ancora, ma anche se dovesse vincere in ogni caso, certo, ha perso il derby, esatto, deciderà molto, o forse l'ultima chiamata, esatto, dunque complimenti ai italiani e ai suoi ragazzi perché hanno raggiunto un altro obiettivo importante, bravi davvero. Proprio mentre sentiamo Maurizio che cosa ti lascia la vittoria di oggi, vediamo il dato che citava Massimo Orlando a proposito di un altro effetto positivo della vittoria di oggi: almeno stoppare un tabù che era diventato il 2024 in termini di vittorie esterne, come sempre con il lavoro in redazione del nostro Gabriele Calderone, oltre che della nostra validissima regia. Maurizio. Sì, è effettivamente la terza vittoria di questo 2024, un po' poco. Io a un certo punto non ci speravo più, poi Kwame fortunatamente è entrato e l'ha risolta con questo bel colpo di testa su assist di Ranieri, però effettivamente un po' di paura c'è stata, perché questo è il solito giochino, questi cross nel mezzo, poche occasioni nel primo tempo. Icone ha sbagliato un gol insomma abbastanza semplice, e poi nel secondo stesso diciamo spartito, copione, sì. Però poi vedi, spesso il gol è quello che ti fa decidere gli incontri, e fortunatamente Kwame sta giocando bene, aveva fatto una bella partita secondo me anche con la Viktoria Plzeň e l'ha risolta insomma con questo colpo di testa. Però ecco, ripeto, ci voleva questa vittoria perché ti tiene ancora in corsa, terza vittoria di questo 2024, però insomma, ecco, ripeto, ha fatto un po' poco secondo me in campionato rispetto a quello che poteva fare, e anche la prestazione
Sì, è vero, c'erano 9 giocatori diversi rispetto al Vittoria Pilsen, però diciamo che è molto positivo il risultato perché ti tiene ancora lì, ti tiene sì, ancora sì, in corsa. Tiene aperta anche la strada. E quindi alla fine siamo contenti, dai, per questo risultato. Vediamo intanto la classifica. Stefano Fantoni, era l'occasione buona anche per vedere qualcuno dei baby, questo era chiedere troppo forse alla prestazione di oggi. Considerando lo storico di Italiano, esatto, sarebbe stato un inedito. Sarebbe stata una sorpresa. Non mi sono sorpreso quando ho visto Milenkovic entrare come quinto cambio. Al di là di quello, è stata una partita, come spesso capita quest'anno, intendo come anno solare, abbastanza faticosa da proprio da seguire, da vedere, perché è molto faticoso vedere la Fiorentina giocare, non è più quella squadra ariosa, quella squadra divertente da vedere, non vorrei dire noiosa, ma a tratti lo è molto. No, dillo. Perché dillo, oggi ci voleva 3 o 4 caffè a un certo punto. Anche oggi non è stata propriamente una bella partita, però alla fine sono arrivati 3 punti e quello che conta, e visto che in campionato quest'anno nel 2024 3 punti non sono stati proprio un'abitudine, la vedo oggettivamente molto dura che si possa riaprire concretamente un qualcosa anche attraverso il campionato. Però finché la matematica, finché comunque la porta resta aperta, è bene provare ad inseguire quell'occasione. Però ecco, mi sembra rispetto a tutte le altre squadre, a parte il Napoli che è quella che sta peggio di tutti sotto ogni punto di vista, però non mi sembra una squadra in grado di poter andare a prendersi un posto in Europa attraverso il campionato. Restano le coppe, lì se lo ottieni tiri anche al cielo qualcosa, quindi porti a casa un doppio obiettivo e non sarebbe affatto male. Tra l'altro poi vi faremo vedere la combinazione con cui si possono aggiungere squadre alle coppe. Come sapete, vincere una coppa aggiunge più che un posto una partecipante, diciamo, perché è un premio per il club, non per la federazione, e questo poi vi spiegheremo può portare anche una combinazione persino da 10 formazioni italiane del prossimo campionato, il che significa il 50% della Serie A farebbe le coppe. In bocca al lupo a chi deve fare i calendari, visto già quello che abbiamo vissuto in questa settimana, dove praticamente fino a ieri non si conoscevano neanche le partite del prossimo weekend. Per chi non lo sapesse, la Fiorentina, se non cambia niente, gioca domenica prossima contro il Sassuolo in serale alle 20:45. Paolo, che cosa ti lascia la vittoria di oggi? Che cosa metti in cima alla lista? Ma sicuramente credo che l'obiettivo di Italiano e della Fiorentina non sia il campionato, no? Chiaro. Quindi una giornata dove si è dato riposo a tanti giocatori, dato l'impegno della Conference, e si è ottenuto il massimo risultato possibile. Solita prestazione con un grande dominio della palla, quindi una percentuale di possesso altissima, pochissimi tiri che hanno un po' sintetizzato quello che commentavano gli ospiti, insomma una prestazione abbastanza noiosa da vedere. Però detto questo, credo che davvero l'obiettivo non sia quello di campionato, anche se la vittoria ci avvicina agli obiettivi e alle posizioni di qualificazione in Europa, ma questo tipo di obiettivo è raggiungibile andando a fare risultato sulle coppe, e credo che la scelta di Italiano della convocazione di questa gara dia un segnale abbastanza inequivocabile. Eh sì, e su questo infatti, e ricomincio da Massimo Orlando, vi faccio vedere un paio di dichiarazioni di Italiano attraverso il portale Firenze Viola per quelle che sono state. Uno, una sfumatura di quello che citava Paolo Bosi: ci tengo a sottolineare che non abbiamo dato priorità a un obiettivo piuttosto che un altro, diciamo, siccome poi dice è ovvio che la testa va a Bergamo, buona bugia bianca, chiamiamola così, quella del tecnico. Ma ricomincio da Massimo perché mi colpiva il passaggio in cui dice: voglio ringraziare un elemento come Barak che ha agito la prima punta e ha fatto stancare la difesa della Salernitana favorendo l'ingresso al massimo di Kwame. Intanto la sblocca l'Atalanta con De Ketelaere che trova l'1-0 con collaborazione di Gagliardini, quindi avanti la formazione bergamasca, 7° gol in campionato per il belga arrivato dal Milan. Hai visto questa variabile offensiva così significativa di Barak, no, Massimo? Sinceramente no, devo dire la verità, però poi Italiano è un allenatore bravo, preparato, sicuramente vuole giustificare anche le sue scelte, no? Però onestamente io credo che dopo una settimana così impegnativa ti sia capitata la squadra migliore, perché la Salernitana comunque non c'è più, è ammollato e tu avessi avuto un altro tipo di squadra sarebbe stato anche difficile fare un turnover così ampio. Dunque non ho visto questa soluzione Barak che abbia dato tutti questi frutti, però quello che è importante, insomma, è aver portato a casa i 3 punti. Ti ripeto, non tanto per la classifica che comunque è importante,
è perché continuare a vincere, continuare ad essere comunque vincenti ti aiuta, e ti aiuta in vista della partita contro questa squadra esatto, che invece scoppia di salute, che però contro la Fiorentina sempre in difficoltà. Il vostro migliore in campo di oggi e il vostro peggiore, e vi anticipo già che se scegliessimo dai messaggi degli ascoltatori, sostanzialmente Sottil ha già vinto il ruolo di peggiore in campo. Stefano? Sono d'accordo con loro, ecco, sul peggiore. Più uno. Sì, oggettivamente ogni occasione mi sembra sempre quella persa per lui, non riesce mai a fare quel salto in più, ma non di qualità, banalmente anche giocare una partita sufficiente. Sul migliore forse Ranieri e Kwame se la possono dividere loro, alla fine uno l'assist per il gol decisivo, poi quello di Kone è giusto il raddoppio, però forse ecco, non si può uscire da loro due, si può andare su loro due, ecco. Però sul peggiore o comunque uno dei peggiori, Sottil, sono d'accordo con chi lo scrive da casa, ecco. Paolo? Ma il peggiore non si dà. Vedi cosa si insegna al settore tecnico, non mortificare nessuno dei giocatori. Il peggiore non si dà. Sul migliore concordo con Kwame. Kwame sta bene. Kwame sta bene. Sta bene, col Plzen due o tre volte è andato via mettendo delle palle importanti, ha preso la traversa. Insomma, in questo momento è veramente un giocatore in più per la Fiorentina. Sarà il caso di rivedere qualche gerarchia là davanti, Massimo? Secondo me sì. Già da mercoledì? Sì, Kwame non lo puoi toccare in questo momento. Cioè, se levi un ragazzo, poi l'italiano è particolare, no? Magari ti mette... Non gioca più per un mese. Esatto. No? Però, insomma, levare in questo momento un giocatore così in fiducia, io farei fatica a rinunciare a un giocatore come me. Il gol è fantastico, va su... Stacca bene. Non so se hanno preso la misura la Cristiano Ronaldo, però è andato veramente in cielo. Segno di fiducia, giocatore che in questo momento... Anche perché lui mi sembra molto leggero rispetto agli altri, si fa meno problemi quando gioca, è molto più libero nell'esprimersi, e penso che in questo momento sia giusto farlo giocare titolare. Maurizio? Sì, io me l'ho già espresso anche ieri dicendo che Kwame è un giocatore che io lo farei sempre giocare. Anche il Genoa gioca la seconda punta, può fare anche la prima punta, oggi l'ha dimostrato, quindi sicuramente metto lui il migliore e Sottil, anche oggi prestazione così. Lasciamo perdere. Ma ecco, comunque... ma voi vi siete dati una spiegazione di che cosa non funziona in questo ragazzo? Perché comunque l'abbiamo visto ormai sul lungo periodo, anche quando aveva smaltito gli infortuni, anche in un altro contesto rispetto alla Fiorentina, dove invece credo si possa ritenere ancora oggi forse la sua migliore esperienza, quella a Cagliari, in termini di numeri e di qualità della prestazione. Paolo? Ma sì, forse serve un'esperienza del genere, no? Tante volte ci ostiniamo a... In questo momento un'annata, scusa, non chiaramente da mille minuti, però tre sì, gol, però uno in Coppa Italia, uno in conference, uno in campionato. È un ragazzo che ha delle doti e è evidente che soffra psicologicamente di qualcosa, perché quello che fa vedere i limiti sono limiti di scelta, quindi sono confusione nell'idea di gioco. Chiaramente questo probabilmente dipende da una sua ancora non definitiva maturità, no? Per affrontare una competizione interna, per affrontare quello che è un peso specifico di una società che ti dà delle pressioni. Quindi l'unico modo che avrei per tentare di tenerlo ancora agganciato è riproporre un prestito in una realtà dove magari può avere più continuità e può essere misurato con un minutaggio diverso, ecco. Maurizio? Eh sì, perché io me lo ricordo l'esperienza di Cagliari, ha fatto bene, mi ricordo anche un bel periodo che ha avuto, un'azione bella che mi sembra fosse contro, se non vado errato, la scorsa stagione col Sassuolo, dove lui parte da sinistra, salta l'uomo, punta la porta e fa gol. Purtroppo questi spunti, ma io non so se è il gioco d'italiano che lo penalizza, perché spesso tu trovi difesa schierata e spesso su di lui vanno a raddoppiare, quindi lui non riesce mai a saltare, si trova sempre due giocatori, spesso è costretto a passarla indietro, deve andare a recuperare perché comunque gli esterni con l'italiano devono tornare a fare anche la fase di contenimento e quindi probabilmente non è adatto, diciamo,
a quello che sa esprimere. Lui gioca bene la profondità, perlomeno me lo ricordo a Cagliari così, giocava molto bene la profondità quando ha spazi, e quest'anno non è mai riuscito a trovare questo. E oggi, anche oggi, spesso si è andato a incartare in questi dribbling ripetuti, e sai, quando trovi le difese con la Salernitana chiuse, con gli esterni che poi ti vengono a raddoppiare, diventa difficile un po' per tutti. Ho visto anche Iconè spesso in difficoltà, sempre dalla parte opposta, provava a saltare l'uomo, però non ci riusciva. Ce l'ha fatta una volta Parisi nel primo tempo, mi è piaciuto molto perché è riuscito a entrare in aria, a saltare l'uomo, a dare l'assist, e poi purtroppo lì non sono riusciti a segnare. Però ecco, quando trovi le difese chiuse, sono pochi gli esterni, Massimo lo sa, nel nostro campionato, che riescono a fare la differenza. Anche per esempio, faccio l'esempio del Milan, Leao con la difesa chiusa della Roma, soprattutto all'andata, ha trovato difficoltà. Sì, anche al ritorno, diciamo, non che sia stato chissà che cosa. Per chiusare su tutto quello che ci arriva dalla partita di Salerno, da Viola News apprendiamo invece di quello che è stato anche il dopogara nel segno di Rocco Commisso, il presidente Viola, che comunque è stato vicino alla squadra, con una telefonata per complimentarsi, e con l'allenatore, come leggete anche con gli autori dei due gol, Kouamé e Iconè, quindi insomma un modo per mandare ulteriormente un messaggio, come sappiamo, insomma, in un momento in cui la Fiorentina non ha più un punto di riferimento assoluto che aveva, specialmente a margine delle partite come Gio Barone. Tra l'altro oggi i figli del compianto e scomparso dirigente della Fiorentina erano presenti a seguire la partita, insomma, a proposito sempre di momenti di vicinanza e comunque di riavvolgere un po' il nastro con il passato recente e cercare di andare oltre. Per quello che riguarda i singoli, prima di fermarci, vi chiedo invece che cosa avete visto nella partita di Castrovilli, oltre 300 giorni dopo l'ultima volta, Stefano. Io l'avevo visto dal vivo quando era tornato in campo con la primavera. Mi era sembrato, già da un punto di vista mentale, che è quello dopo tanto tempo in cui non sei in campo, dopo un infortunio così pesante, anche ripetuto, è quello che fa la differenza all'inizio. L'ho visto subito, già con la primavera, ma anche oggi devo dire tranquillo, fa provare a fare le sue giocate. Tanto con la primavera all'incirca un mesetto fa, tanto quest'oggi, soprattutto all'inizio, nel prendere le misure, nel capire un po' anche banalmente le distanze del campo, perché dopo tanto tempo fuori anche solo quello. Poi non è stata, per carità, una partita da strapparsi i capelli, mi aveva decisamente, sotto il punto di vista dell'intensità anche dei contrasti, impressionato di più quando aveva giocato con i ragazzi di Galloppa. Però come primo passo per tornare ad essere un calciatore, prima o poi doveva arrivare. È arrivato in una partita tutto sommato anche tranquilla, perché l'agonismo in campo non era eccessivo. Sono curioso di vedere quel che accadrà con lui e per lui soprattutto dalla prossima stagione, perché tanto rinnovo non sarà, esatto. Per cui va con il cartellino in mano, non so chi potrà andare a puntare su di lui, perché può essere una squadra banalmente di fascia medio-alta che vuole un giocatore da recuperare nelle rotazioni, può essere una fascia media che dice faccio la scommessa a costo zero e mi gioco un anno più questo giocatore da rilanciare, può essere qualunque cosa. Gli auguro il meglio, perché come ragazzo non si discute, come calciatore dal mio punto di vista nemmeno, ha avuto una sfortuna incredibile con gli infortuni. Gli auguro solo di tornare ad essere quello che è stato prima. Avremmo potuto inserirlo anche prima, ha detto infatti Italiano, abbiamo preferito non correre rischi, ha dato il suo contributo e sarà utile in questo finale di stagione. In che posizione lo vedi Castrovilli, Massimo? Castrovilli è un giocatore, a parte, sai, troppo tempo fuori dal campo, è difficile rientrare, no? Le misure, come ha detto bene lui, anche i contrasti, tutte situazioni che... Dunque oggi diciamo sostanzialmente nella posizione di Bonaventura. Infatti arrivavo a dire che lui qui ha giocato in tutte le zone del campo. Io lo vedo bene come trequartista, oppure come interno di centrocampo, però un centrocampo a tre, non un centrocampo a due, o trequartista, ripeto, okay, perché lui ha qualità, lui ha la rapidità, salta l'uomo. Il Castrovilli, quello bello che abbiamo conosciuto, perché quello di adesso non si può giudicare, gli possiamo solamente augurare il meglio, che si riprenda e che vada veramente a giocare, perché la cosa importante adesso per lui non è tanto dove va, è come sto,
Eh sì, no, certo, questo sicuramente, visto proprio anche un po' quell'effetto che ci avevi già raccontato anche altre volte, che ti porti dietro inevitabilmente. A me è successo questo, l'insicurezza. L'insicurezza, e poi dopo continuavo a rifarmi male, dunque gli auguro solamente veramente di star bene. Vai anche in Serie B, però stai bene e ritorni su. Se sei un giocatore ti riprendi, capito? Magari col percorso più lungo, però piano piano ce la fai. E a lui bisogna solo augurargli, ormai la Fiorentina per tanti motivi non ci crede più in questo ragazzo, comunque insomma, già che l'italiano l'abbia messo in campo è una cosa positiva, fa vedere che sta bene, che può essere utile per chi vorrà investire su di lui, ma gli posso solamente augurare il bene. In una situazione, Paolo, dal punto di vista tattico un po' particolare, che comunque 4-2-3-1 gira molto sul trequartista, alla fine tu hai Bonaventura in uscita o quantomeno con un rinnovo figlio di determinate condizioni, c'è stato anche insomma un po' di Maretta, ad oggi, correggetemi se sbaglio, non c'è una garanzia assoluta che insomma c'è l'opzione, c'è l'opzione che faccia parte della Fiorentina l'anno prossimo. Di Castrovilli abbiamo detto, l'altro spendibile eventualmente è Barak, altro tutt'altro che, come si suol dire, al centro del progetto, e ad oggi ultimamente il più titolare è Beltran, che non nasceva in quella posizione, quindi di quattro non c'è una certezza assoluta per quella maglia, o quantomeno uno futuribile, ecco, diciamo così. No, poi c'è da capire il nuovo allenatore, che credo, no, che sia plausibile che ci sia un nuovo allenatore, sì, quale modulo adotterà. Con questo modulo sicuramente Castrovilli è un interprete eccezionale. È un interprete eccezionale, anche se può giocare da terzo di centrocampo, lo ha fatto bene, con caratteristiche di invasione dell'area e di anche ultimo passaggio, perché poi è un giocatore molto tecnico che ha nelle capacità di servire il compagno probabilmente la sua dote migliore. Quindi vedremo, non, ad oggi sicuramente l'allenatore nuovo, se vorrà adottare un metodo con il trequartista, la Fiorentina dovrà tornare sul mercato. Sì, questo. Anche perché Barak lo ha fatto, ma ha giocato più da sottopunta, quindi in un modulo dove diciamo è più vicino alla punta centrale, quindi con un attacco ad una punta con il giocatore a ridosso, non è un tre quarti classico, no, che collega il centrocampo con l'attacco. Certo. Sì, sì, vero, vero, tanto più che, insomma, poi ora ne parliamo subito dopo il break, sono tante le caselle che rischiano di dover essere riempite da parte della Fiorentina che verrà, con un allenatore ancora da identificare e anche poi con la dirigenza che si dovrà mettere all'opera sul mercato. In questo momento si è un po' congelato tutto in attesa di capire assolutamente come vanno a finire le cose tra Coppa Italia e Conference League, e poi il resto comincerà a essere costruito pezzo pezzo. Ne riparliamo dopo un piccolissimo stop, anche con il secondo tempo di Monza Atalanta, che sono andate all'intervallo 1-0 per l'Atalanta, come leggete, con il gol di De Ketelaere. Rieccoci con Casa Viola, il nostro appuntamento della domenica sera in diretta con Toscana TV, ma soprattutto a ruota di quello che è stato il 2-0 di oggi della Fiorentina sulla Salernitana, aspettando la semifinale di Coppa Italia, in coda una settimana appunto che ha confermato che la Fiorentina, classifica alla mano, è ancora in corsa su tre fronti su tre, le due semifinali ed eventualmente anche qualcosa che ancora si può chiedere al campionato, a maggior ragione con la vittoria di oggi. Abbiamo tirato le somme sui singoli, non bene Sottil, bene comunque il ritorno di Castrovilli, comunque Barak, le rotazioni degli uomini, ovviamente il fatto di aver fatto rifiatare diversi elementi, e un Kwame a cui non si può rinunciare anche in vista della Coppa Italia. Lo chiediamo anche a Giampaolo Marchini della Nazione, che è collegato con noi, che credo che insomma a Kwame abbiano dedicato diverso spazio. Ciao Giampaolo, buonasera. Buonasera, buonasera. Sì, hai fatto una disamina lucida, perché di fatto insomma Kwame è stato il protagonista assoluto della partita, è entrato negli ultimi 20 minuti, però è stato determinante, normale che sia così, anche perché giocatore del quale ci si aspetta sempre qualche cosa, è tornato al gol dopo tanti mesi, però è stato un gol fondamentale, ma soprattutto ha ridato un po' un assetto logico per certi versi alla squadra
che aveva scelto italiano e aveva scelto anche dovendo fare di necessità virtù, no? Con le assenze. Lui nel dopopartita ha definito scelte dettate appunto dalle assenze, dalle precarie condizioni di alcuni giocatori, secondo noi anche ovviamente con l'occhio lungo alla Coppa Italia, come è normale, non è normale che sia, insomma. C'è da quello, mi sembra ancora un po' di dubbi su quanti siano recuperabili da qui a mercoledì, o sono tutti recuperabili tranne Nzola? Sì, Nzola mi sembra un pochino fuori dai radar per tanti motivi. Probabilmente quello un pochino più incerto è Bonaventura, perché comunque le condizioni fisiche, insomma, il guaio che ha accusato una volta, sempre alla solita caviglia, così almeno ci è parso di capire, è quello che preoccupa di più. Belotti è stato tenuto a riposo perché ha accusato un risentimento muscolare, l'abbiamo visto anche con una fasciatura enorme durante l'ultima partita. È chiaro che però bisognerà stringere i denti al di là di tutto, perché poter tornare nuovamente in finale di Coppa Italia è un bersaglio troppo grande per rinunciarci. Insomma, credo che stringeranno tutti i denti, come è normale che sia. Insomma, ci aspetta una partita davvero stimolante, ecco, non mi fate aggiungere altro. Salernitana Fiorentina, tra l'altro, che era una gara, come sappiamo, insomma, che si porta dietro sempre non buoni ricordi da entrambe le parti dal punto di vista delle tifoserie. Infatti l'aggiornamento che possiamo dare anche con l'aiuto della Gazzetta dello Sport è quello che il bilancio di quanto è accaduto soprattutto nel pre-gara è stato di scontri tra ultras e forze dell'ordine, bilancio vedete di 10 agenti feriti, polizia che ha fatto utilizzo di lacrimogeni per dispendere le due tifoserie che si erano incontrate in maniera fortuita, da cui poi sono generati degli scontri prima della partita di oggi alle 18 allo stadio. Sì, su questo scusami. Certo, se hai aggiornamenti. Andare, vai, di aggiornamenti, grazie al collega che si occupa di queste situazioni, che è Stefano Brogioni ovviamente, ma con contatti della questura di Salerno, a quanto abbiamo potuto capire, i contatti ci sono stati, ma tra tifosi della Salernitana e forze dell'ordine, proprio sono venute a contatto proprio per evitare che alcuni tifosi della Fiorentina, ecco, fossero attaccati dalla tifoseria avversaria, per cui le due tifoserie non sono venute a contatto, ma c'è stato questi lanci lacrimogeni e quant'altro per dispedire appunto la tifoseria di casa. Beh, questo è giusto per fare il quadro un po' di tutta la situazione. Giusta precisazione su quello che appunto è stato un ulteriore elemento di corredo che, insomma, fa sempre riferimento a una storia direi mai dimenticata quando la Fiorentina gioca a Salerno, anche se poi non era neanche direttamente collegato alla Salernitana, Maurizio. Ma ci mandarono, ci fecero uscire dalla Coppa, ci tirarono il petardo e poi dopo ci hanno mandato fuori a noi. A me mi scappa da ridere. E poi cercano il contatto. A me dispiace soprattutto per le persone ferite, sono brutti gesti, non dovrebbero mai accadere in un campo a calcio, però io credo che... insomma, io me lo ricordo quella, insomma, sarà passati noi col Grasshopper e dovemmo uscire per quel petardo, perché in quel periodo noi giocavamo spesso e volentieri in trasferta, e quindi non capisco, ecco, da parte della tifoseria salernitana, tra l'altro ho tanti amici anche di Salerno, non capisco questo episodio di oggi, anche perché, voglio dire, non era una partita decisiva per loro, magari lo era più per noi. Però, ripeto, sono gesti brutti, soprattutto a margine di un evento che secondo me non aveva nemmeno una grande importanza di classifica proprio per loro, e dispiace, ripeto, come dicevo poc'anzi, che ci siano delle persone, soprattutto delle forze dell'ordine, ferite. Tra l'altro, a proposito di aggiornamenti dell'ultima ora, rivedendo la classifica per la Salernitana, il destino era già scritto. Questo turno di campionato ha enormemente complicato le cose in ottica salvezza per il Sassuolo, per l'Udinese che ha perso con il Verona nella serata di sabato, Udinese che sta scegliendo di cambiare allenatore, altra squadra che ricorre a questa carta della parte bassa, dove praticamente tranne il Frosinone hanno tutti fatto uno o più cambi in panchina, ossia esonero per Cioffi e il ritorno di Fabio Cannavaro con il fratello Paolo, tra l'altro, all'interno dello staff. Massimo. No. Alzi le mani. Perché... No, per l'amor del cielo,
Gli auguro tutto il bene all'Udinese. Mi sembra che abbiano fatto dei bei casini, perché la squadra ce l'hanno. Ora, ieri eravamo qua. Questo gol al 90esimo. Onestamente, potevano vincerla, potevano perderla. È stata una bella partita. E hanno sbagliato tanti gol, però anche il Verona, insomma, se l'è giocata fino in fondo. A 5 giornate dalla fine, una mossa della disperazione. Ora non so quanta esperienza abbia Cannavaro per quel tipo di situazione. È il retrocesso col Benevento. Esatto, a Benevento è andato, dopo 2 giornate voleva scappare, però insomma, si era già dimesso, sì. Si era già dimesso, sì, in quel senso. E poi ha allenato in Cina. Lo vedo più per altre realtà, ecco. Poi veramente, o forse sperano che questa aura di De Rossi, che ha fatto così bene, di quelli del 2006. Però De Rossi comunque aveva già l'etichetta. Poi a Roma, con la Roma. Poi De Rossi, io dico sempre, De Rossi è cresciuto non solo come giocatore, come grande giocatore, e quando, con un papà super allenatore, che tutti i giorni gli parlava di tattica, e queste sono cose che ti rimangono. Che ti rimangono nella testa. Dunque non vedo Cannavaro a questo livello qui. Che poi possa portare la sua personalità, il suo nome, la sua esperienza all'interno del gruppo, che possa far svoltare qualcosa, perché comunque l'Udinese è una squadra, se andiamo a vederla, è fisica, sì, non gli manca nulla. Cioè, 28 punti sono veramente pochi. Chi vedete meglio o peggio laggiù in fondo, detto della Salernitana, che insomma ormai è già Stefano e poi Paolo? Il Frosinone quantomeno ha un'identità, nel bene o nel male sa quello che vuol fare in campo, tutte le altre mi sembrano abbiano perso completamente la bussola, di quelle che sono appunto le ultime 3-4 della classifica. L'Udinese, il Sassuolo, per motivi diversi le vedo veramente messe male. Sassuolo sembra l'elettrocefalogramma più piatto. Il Cagliari comunque quel che vuol fare lo fa, e poi comunque ora piano piano, così come l'Empoli, del resto il Lecce si stanno tirando fuori, però appunto Udinese e Sassuolo sono quelle che vedo messe peggio. Il Frosinone ha meno mezzi tecnici, anche se Soule e le altre due non ce l'hanno. Però comunque Di Francesco sa quello che vuol far fare alla squadra. E ha iniziato a fare anche gli 0-0. Sì, che ha cambiato modulo. Esatto. Sì, no, prima in trasferta era sinonimo di sconfitto. Sì, perché ha preso quasi 70 gol, che sono troppi. Ora il punticino lo porta a casa. Bene, giusto che Paolo? Sia così. Come squadre vedrei peggio sicuramente Sassuolo e Frosinone. Perché l'Udinese è una squadra più attrezzata. Però obiettivamente nelle ultime 5 partite ha fatto un punto. E quindi quando si arriva alle ultime partite del campionato conta tanto, no? Lo stato di salute, al di là che la rosa. E quindi insomma la vedo male. Sì, e anche il calendario ovviamente conta, perché voglio dire, vuoi o non vuoi, alla fine chi non ha più obiettivi la partita la gioca, ma qualcosa può lasciare. Per forza di cose. Ad esempio il Sassuolo viene qua domenica. E poi avrà se la Fiorentina comunque sarà una battaglia a Bergamo, no? Sperando che di uscirne. Sì, il Sassuolo paradossalmente ha Fiorentina ed Inter nel giro di settimane, con due squadre che possono essere già sistemate in campionato in positivo. L'Udinese teoricamente nell'ultima giornata potrebbe avere uno sconto diretto, perché c'è il Frosinone all'ultima giornata. Sì. In casa? Sì. Quella no, è tosta. A Frosinone è tosta. E allora... Perché ad esempio anche il Verona, che secondo me è ancora mischiato nella... Però forse sarà per quello che è successo, tutti i giocatori cambiati, il pubblico comunque si è stretto intorno alla squadra. Però il Verona gioca. Sì. Verona va a Bergamo, perde 2-0. E all'ultima c'è Verona-Inter. Sai, Verona-Inter ora... Magari l'Inter già... Hanno un buon vantaggio di punti, Hanno un buon vantaggio di punti, Verona. Udinese molto. Io Sassuolo. Guarda Paolo, io dissi già qualche mese fa, io Baroni fa i miracoli, veramente. Gli hanno venduto anche seggiolini dello stadio, manca poco. E questo allenatore dove è andato veramente, l'anno scorso a Lecce. È vero, lui fantastico, io poi... Hanno fatto un buon mercato. Ho fatto una domanda poco tempo fa, quando, insomma, dopo una radiocronaca, un amico anche fra l'altro qui di Firenze, dunque facciamo il tifo per lui, ma bisogna fare i complimenti anche però a Sogliano, che ha fatto delle scelte
con giocatori che sono considerati quasi degli scarti, no? Sì, andando a prendere gente meno fuori dai radar, quasi sconosciuto per tutti, giusto? Sì, no, sì, Noslin, sì. Svidersky, Mitrovic. Dunque complimenti al DS che ha fatto un grandissimo lavoro. Lecce col vino, che fa miracoli, si sa da tanto, ormai da tanti anni. E anche loro comunque si sono giocati il cambio, sì, in panchina, che comunque l'ultima accelerata è in concomitanza con l'arrivo di Botti. Nonostante anche il Cagliari stesso, che era messo in una situazione brutta, Ranieri, ragazzi, altra persona. Io dico sempre, ci vogliono gli uomini, no, a condurre, allenatori, e soprattutto lui citava Sogliano, ma quando comincia a avere Baroni in panchina, Sogliano, Corvino a Lecce, e poi c'hai Ranieri a Cagliari, e ragazzi, un vantaggio ce l'hai sempre con questa gente qui. Cioè, sono gli uomini di calcio che poi ti fanno fare i risultati. E io, lo stesso Empoli, hanno preso lo specialista in salvezze, che non ne sbaglia una, Davide Nicola. Ora ancora il campionato non è finito, però ieri ha fatto una grande, insomma, ha fatto una grande impresa. Quindi vedo un po' più in difficoltà queste dietro. Frosinone è perché c'è un gioco troppo propositivo, no? Per la salvezza, e spesso lì ci deve Ma Di Francesco ha messo in atto questa identità, questo impianto, sì, tattico, anche perché vuole rilanciarsi lui. Se lui salva il Frosinone giocando così, lui l'anno prossimo sa che va in una squadra di quella, giusto, fascia intermedia di classifica, e rilancia anche la sua carriera, perché era finito oggettivamente in una condizione tra esoneri su esoneri, dove lui, vero, doveva inventarsi qualcosa. Se si salva così, lui si rilancia. Sì, giusta precisazione. Abbiamo appunto citato il tema allenatori anche fuori dalla Fiorentina. Per tornare però ai viola, ricomincio da Giampaolo Marchini, perché nel dopogara ovviamente comunque è stato aggiornato un po' anche il tormentone futuro di Italiano. La dichiarazione se l'è cavata come sempre con un po' di diplomazia, concentrati sul finale di stagione, in corsa su tre fronti. Ho visto la scena dei festeggiamenti e dei fuochi d'artificio, ci aspetta una gara complicata, correrà una Fiorentina pienamente sul pezzo, in riferimento a poi quello che è l'impegno con l'Atalanta. Come, che scadenze, diciamo, ci dobbiamo aspettare, Giampaolo, sulla questione allenatore, e se davvero comunque Italiano è un allenatore destinato ad andarsene, al netto poi che si sia più o meno in alto mare sulla scelta del suo successore? Ma guarda, in questo momento è davvero una domanda difficile, anche perché molto, secondo me, al di là di quello che tutti quanti pensiamo, di quello che abbiamo detto, cioè che a fine stagione ci sarà comunque il divorzio tra Italiano e la Fiorentina, io credo che se dovesse arrivare un trofeo, qualche cosa potrebbe anche essere riscritto. Non è così scontato. Nel calcio siamo abituati davvero a vedere tutto e il contrario di tutto nello spazio di poche ore, se non di pochi minuti. È ovvio che il tema allenatore futuro della Fiorentina è un tema fondamentale, perché poi da quello, secondo me, dipenderà anche il futuro di tanti giocatori che sono in scadenza. Cioè, la Fiorentina in questo momento, indipendentemente da quello che succederà, tema di vittorie, coppe e quant'altro, è un po' un bivio. Cioè, se continuare sulla strada tracciata da Italiano, non fosse lui l'allenatore, oppure cambiare anche radicalmente sistema di gioco, approccio e quant'altro, perché di fatto ci sono 10-12 giocatori che sono chi in scadenza, chi in prestito, per cui di fatto ci sarebbe anche da rifare la squadra, e questo implica anche una possibilità di cambiare totalmente rotta. Faccio un esempio banale: puoi passare ad esempio dalla difesa 4 alla difesa 3, avere il centrocampo a 5 invece che averlo a 2 con 3 davanti ai cosiddetti mediani, per cui c'è davvero da rimescolare un pochino tutto. E non è detto che ci sia questa voglia, questa intenzione di rimescolare così profondamente una squadra che magari appunto alla fine della stagione porta a casa qualcosa che qui a Firenze manca da tanto tempo. Ecco, se non c'è, Paolo, le voglia o le risorse per rimescolare così tante carte di giocatori, dei profili che circolano, chi è più adatto per entrare su questa Fiorentina? Un Palladino, un Gilardino? Ma il profilo più adatto è quello di un allenatore che ha dimostrato di avere un metodo, no? E un principio di gioco consolidato. Secondo me la scelta Italiano è stata una scelta positiva, perché è un allenatore che veniva da un percorso lungo, ha vinto dalla Serie D 3 campionati, la Serie C, la Serie B,
ha portato avanti una logica, un'idea di gioco abbastanza precisa, era un allenatore giovane che aveva ambizione di lanciarsi, la Fiorentina deve in questo momento con questa... Un allenatore che è sempre stato molto allineato con la società. Sì, molto allineato con la società. Non ha avuto praticamente mai momenti di frizione. E quindi la Fiorentina in questo momento deve prendere un tipo di allenatore così. Non so se Palladino risponde ai requisiti, perché ha la prima esperienza in Serie A, anche se ha fatto benissimo, ma comunque ancora deve dimostrare, no? Non mi sembra un allenatore strutturato da questo punto di vista. Questo vale per tutti e tre i profili, Gilardino, Aquilani e Palladino. Sì, credo sono tutti che Gilardino abbia un'esperienza diversa, Aquilani sì, sono d'accordo, anche se è un pallino, no? Del direttore, come lo era De Rossi, ma penso che De Rossi ora col rinnovo del contratto non sia più un obiettivo possibile. E sicuramente ecco, l'allenatore che a me piaceva maggiormente in questo momento poteva essere l'allenatore del Genoa, ma temi che anche lì il legame venga consolidato. Sì. Stefano? L'importante è che venga scelto con alla base un'idea di calcio e di mercato, che soprattutto non sia un rimpiego ma una scelta, possibilmente una prima scelta. Perché Pradè è così attratto da Aquilani? Perché gli ha portato i primi successi di questa gestione dei giovanili? Io credo banalmente perché lo ha avuto da calciatore, perché lo ha sostanzialmente plasmato da allenatore nel settore giovanile, e quindi comunque c'è un legame di lungo corso. Quella può essere una scelta che anche, può avere anche un senso, perché comunque tu metti dentro in prima squadra dopo un'esperienza intermedia, una parentesi, un allenatore che hai cresciuto, che conosce tutti, che anche molti giocatori, quindi ha un'idea su chi valorizzare. Giocando quanto diverso da Italiano? Ma Aquilani in 3 anni che ha allenato la primavera ha fatto il 4-2-3-1, il 4-3-3, il 3-2-4-1, il 3-5-2, quindi, ha fatto qualunque tipo. Ultimamente... C'è una differenza, che quando è la primavera hai a disposizione dei ragazzi, no? Il mercato che viene fatto non viene fatto sul modulo, ma sei te che devi adattare il modulo alle caratteristiche dei ragazzi. A Pisa sta giocando un po' e un po', cioè nel senso un po' 4-3-1-2 e un po' con la difesa a 3, per cui mi sembra un allenatore che comunque vada per concetti, per principi di gioco più che per un modulo, e oltre a quello non si cambia. Però appunto l'importante è che venga scelto un allenatore che possibilmente sia una prima scelta, non parte il domino delle panchine e tu alla fine dici Palladino no, Palladino va qua, Gilardino no, Gilardino resta qui, Juric no, e poi alla fine ti ritrovi, vabbè prendiamo lui, no. Questo è proprio iniziare male la stagione, l'importante diciamo è dare questo le carte di, e non aspettiamo di dove vanno le cose, poi ci muoviamo, questo è un rischio, perché comunque se chiaramente tu dici se ne parla una volta che sappiamo quanto è finita la stagione, se siamo meno che in finale, se abbiamo vinto tipo o meno di la Coppa. E andare dritti però sulla io non credo che... Allora, Napoli non si sa, Milan non si sa, la Fiorentina non si sa. Io credo invece che siamo molto più avanti. Parlo delle società, anche la stessa Fiorentina, da quello che mi risulta a me, comunque aveva già le idee chiare su che tipo... ha detto bene Paolo, l'importante è continuare con questa idea di calcio nuova, perché il calcio è cambiato. Certo. Se mi porti Mourinho e fai incendiare la piazza, però poi dopo... E ti chiede i fenomeni perché lui vuole giocare in un modo, Allegri la stessa cosa, ma non si parla di super allenatori, però secondo me la strada è quella di un giovane che abbia delle idee, che non vuol dire che per forza di cose sia la scelta giusta, però calcio ti porta verso quel tipo di direzione. Certo. Prima di salutare Giampaolo Marchini, come sempre parentesi anche lontano per un attimo dal calcio, perché lo sport toscano, fiorentino in particolare, ha in questo momento un'altra realtà di punta che è la pallavolo femminile con la Savino del Bene Scandicci, reduce dalla seconda delle gare delle finali scudetto con Conegliano, persa anche con direi non pochi rimpianti, ma soprattutto con il tesoretto nella prima vittoria di aver dimostrato di poter giocarsela alla pari con una corazzata del settore come Conegliano, Giampaolo? Eh sì, ci mangiamo un pochino le mani perché onestamente la partita di sabato ci ha lasciato un po' quella sgradevole sensazione di essere andati vicini a fare davvero il colpo grosso e invece si ritorna nuovamente a Treviso in parità su di un campo che ha lasciato poco scampo, scusate il gioco di parole, agli avversari di Conegliano, però è anche vero che la Savino del Bene ha davvero dimostrato di poter giocare alla pari contro una corazzata, quella che ormai sta dominando il panorama nazionale e internazionale ininterrottamente da diversi anni.
Peccato, peccato davvero, perché nuovamente al quinto set la salita del Bene si è un po' spenta sul più bello. Secondo me è andata un pochino in debito di ossigeno sui palloni decisivi del set. Conegliano ha pescato dalla panchina anche risposte importanti e si va dunque a gara 3, dove può davvero succedere di tutto. L'unico rammarico è giocare gara 3 alle 20:30, allo stesso orario più o meno c'è la Fiorentina, quindi avremo la necessità di avere tre schermi. Sì, questo quantomeno non è a Firenze, perché sennò Massimo non sapeva dove andare. Già lui è diventato un grande sostenitore delle squadre di pallavolo. Assolutamente. Un rimpianto effettivamente non da poco. Sì, sul 6-2 al quinto set c'è da, insomma, da avere dei bei rimpianti. Sì. Comunque complimenti, perché stanno veramente dimostrando di essere all'altezza di una squadra, come ha detto Giampaolo, che è superiore. E in questo momento mi sembra che stia, al di là della partita ieri, che chiaramente quinto, l'ultimo set, magari anche un po' di esperienza, il braccino del tennista, non lo so, tutto, mettici quello che vuoi, però mi sembra che la squadra non soffra questa inferiorità che c'è poi tra le due squadre. Dunque è molto aperta, secondo me, ancora. Giampaolo Marchini, grazie come sempre. Massimo vai. Ha fatto una disamina perfetta, perché di fatto le partite sono andate in fotocopia. Gara 1, a Savino del Bene il quinto set era in svantaggio e ha vinto, ieri sera invece era in svantaggio Conegliano, ha trovato la forza invece di andare a vincere al quinto set. È una serie assolutamente equilibrata. Te l'ho detto, era diventato un super appassionato. Infatti è uno dei principali problemi del mercoledì col doppio impegno Coppa Italia e campionato di pallavolo. Grazie davvero Giampaolo Marchini, La Nazione, ci sentiamo presto a Toscana TV. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Giampaolo. Grazie davvero al nostro ospite. Torniamo tra poco per andare nel dettaglio un altro paio di situazioni figlie della partita di oggi, mettere alla prova come sempre le conoscenze viola del nostro studio, fare la formazione per Monza-Atalanta, anche guardando al passato, perché sono tantissimi i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, quindi proveremo a scegliere quelli che l'hanno fatto nella maniera più significativa, ecco, il percorso a Bergamo e a Firenze. Tra poco. Bentornati con la diretta di Casa Viola, il nostro appuntamento della domenica sera. In campo c'è l'Atalanta, prossima rivale della Fiorentina in Coppa Italia, vince 1-0 gol di De Ketelaere. Anche l'Atalanta ha scelto di ruotare e non poco gli uomini per la partita di quest'oggi, è abbastanza fisiologico, insomma, per come stanno le cose dall'Europa League, dove ha fatto un grandissimo risultato ovviamente eliminando il Liverpool, a quello che l'attende contro la formazione viola. La vediamo la scelta iniziale di formazione di Gasperini, che in questo senso, in questo momento opera anche i primi cambi, ha seguito, ricomincio da te Massimo, un po' la linea che dicevamo di Italiano, quindi parte il portiere, dove comunque c'è stata spesso l'alternanza tra Carresecchi e Musso, si è rivisto il trio Toloi-Colasina. Toloi in questo momento non è solitamente nei titolari, esce certo, infatti dall'altro in questo momento. La rotazione in mezzo con l'impiego di Pasalic in coppia con Ederson, Bakker e Holm. La notizia è quando riposa De Roon in questa squadra. De Ketelaere appunto, e soprattutto là davanti, Lookman e Touré, con in partenza, quindi in panchina, Scamacca. Sì, Scamacca, Miranchuk. Sì, ha cambiato molto, però dobbiamo dire che c'è una rosa. L'ha fatta diventare importante lui, l'ha fatta diventare forte lui, e bisogna riconoscere i meriti a Gasperini per tutto, qui quasi sì, gol Pessina, Monza, sì, esatto, ex Atalanta, però chiaramente un po' di turnover, poi giocatore come De Roon per lui fondamentale, no? Per l'aspetto tattico, giocatore troppo importante, però lo vedi, riposa Scamacca e tu c'hai Lookman, Traoré e De Ketelaere, c'è Miranchuk, Kop Miners, no, ma l'Atalanta devo dire che ha costruito veramente una doppia squadra. Anche perché Paolo, anche per quello che hai avuto modo di sperimentare in prima persona, ormai è un progetto in crescita costante, quello dei nerazzurri, dal celeberrimo settore giovanile a quello che oggi tira fuori dalla prima squadra, dà la continuità che tra l'altro anche per loro in questo momento manca di un ultimo suggello, cioè di una conquista di un trofeo, come ha detto anche abbastanza chiaramente Gasperini. Sì, anche se
non credo debba essere l'obiettivo principale, no? L'Atalanta è un modello per settore giovanile, per produzione di giocatori e per una figura di allenatore che è diventato un manager. Io lo vedo più come un modello inglese, no? Adesso l'Atalanta è prima squadra dove l'allenatore incide molto sul mercato, anche perché nella rotazione dei vari giocatori, come diceva Massimo, può contare su tante alternative valide in un modulo che è sempre quello. Sì. Quindi sono giocatori che si adattano benissimo a un modulo che è sempre il solito, sempre, ha sempre le solite richieste sui principi di gioco e le alternative sono funzionali a quello che è poi dopo un modulo che sta dando grandi risultati per grandi alternative di interpreti, per grande intensità. La cosa che dobbiamo sperare e nella quale ci dobbiamo augurare è che questa grande squadra ha sempre incontrato difficoltà con la Fiorentina, affrontando Italiano, perché nelle ultime sfide insomma, la Fiorentina è sempre riuscita a mettere in difficoltà Gasperini come modo di gioco, come modulo, e probabilmente siamo un po' la bestia nera, no, dell'Atalanta. Speriamo di esserlo anche mercoledì in ritorno. Qual è il meccanismo, ecco Massimo, chi manda così bene per la Fiorentina, ma ovviamente chi manda così in difficoltà l'Atalanta? Sai che ho provato anche durante la diretta interessata, Durante la radiocronaca a spiegarlo quando l'ho fatto, però la verità è che va in difficoltà l'Atalanta, non riesce ad esprimere il gioco che tu vedi contro le altre squadre. La Fiorentina la mette veramente in difficoltà e credo proprio che ci sia, a parte ormai una sofferenza che si porta dentro anche un po' col mentale, pubblico, dico di Gasperini. Dunque, quando affronta la Fiorentina, secondo me va anche un po' in trance agonistica e rischia anche di sbagliare. Ti ripeto, la partita d'andata in Coppa Italia, secondo me, al di là da un punto di vista tattico, Gasperini ha perso rispetto all'Italiano. Come da un punto di vista tattico, come le due squadre hanno approcciato. Poi dopo, purtroppo, potevamo fare anche il 2-0, anzi, l'avremmo meritato. E per questo sono abbastanza fiducioso, fra l'altro 2-0. 2-0 l'ha fatto l'Atalanta invece, esatto, con Touré probabilmente. No, sono fiducioso comunque perché loro ci soffrono e il modo di giocare, il pressing della Fiorentina, è una bella partita a scacchi da un punto di vista tattico, però sarebbe bello chiederlo a Italiano. Perché lo metti sempre in difficoltà? Se glielo chiedi a Gasperini si incazza. Questo ci basta, diciamo. Io ho un'altra verità. Vai. Invece, che è Gasperini che ha problemi con la Fiorentina, perché l'ha sempre avuti, e lo ricordo sempre, fin da quel famoso match con Genoa, dove lui sarebbe andato in Champions, 3-0, ci preserà pallonate, poi in un quarto d'ora Muto la ribaltò, e lui da quella volta lì non si è più ripreso. Lui tutte le volte che incontra la Fiorentina... Ma vedi, ma basta sentire a volte anche le dichiarazioni che fa, no? Quando lui ti viene a dire: io negli ultimi 5 anni sono arrivato 4 volte davanti alla Fiorentina, ma perché dici? No, vabbè, ora c'è un odio, sì, c'è un odio. Allora, lui ha due squadre, la Lazio e la Fiorentina, che non sopporta. Ma soprattutto la Fiorentina. È un po' rientrato sull'Inter, dove però aveva una Io non credo sia un problema per l'esonero. Io credo sia un problema suo caratteriale, che lui la sente troppo, e quando te senti troppo, tu hai giocato. Anche nel tennis, quando te vai a incontrare... Noi, per esempio, c'è il problema Juventus. Si sente troppo la partita alla Juventus, e quando si va già con la Juventus... Fai più male che bene. Anche quella volta si sembrava... La Juventus è già persa. Un'eventuale Juventus-Fiorentina sì, si ma infatti io lo dico sempre. Se devo uscire, preferisco uscire ora, perché dopo... Mi faccio caducare nel famoso atollo nel Pacifico, che non voglio fare... Ripeto, il problema di Gasperini è con la Fiorentina. Perché da quando ha perso la partita col Genoa, ricordi, arrivarono con Prandelli a pari punti, testa. E però perse per differenza reti. Ma sai, il fenomeno a quell'epoca ci sapeva noi, che era Adrian Mutu. Allora, visto che abbiamo evocato un po' di Fiorentina e Atalante del passato, le abbiamo messe a confronto proprio in vista della gara di mercoledì, per farvi scegliere quale può essere secondo voi una top 11, pescando da giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, ovviamente, quindi col legame del doppio ex. C'è una maglia che è già assegnata, ma il resto lo scopriremo ovviamente strada facendo. Intanto le abbiamo messe in grafica con l'aiuto del nostro Stefano Borgi, con le sue
preferenze da conoscitore storico delle squadre. Per il portiere lui ha scelto Ivan, ma lo studio è dotato di un po' di nomination, come agli Oscar, di nomi alternativi per ricordarvi chi sono i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, visto che non si può essere almanacchi viventi, che sono Alessandrelli, Avramov, Paolicchi, Sportiello e Gollini. Volete cambiare Ivan con uno di questi? Io no, io vado con Ivan. Per Fantoni va bene Ivan. Bosi ha un debole per Gollini. No, debole, chiaramente ho un debole legato al fatto che ce l'ho avuto da ragazzo, certo. e quindi ne conosco anche le potenzialità, per quanto poi non abbia saputo dimostrarle a Firenze purtroppo. Però sì, metterei sicuramente Gollini. Voto per Gollini. Canino? Sì, no, Ivan. Io lascio Ivan, Ivan perché insomma c'è dei bei ricordi con lui. No, come Paolo, anche Gian Matteo Maresini dice la stessa cosa di Gollini. Ci fidiamo? Ci fidiamo, sicuramente. No, quando gente che lavora in quel settore lì ti parla bene di un ragazzo, non parla a caso. Chiaramente ha un problema questo ragazzo, perché è venuto qui a Firenze. Il portiere è un ruolo talmente delicato che se sei un po' sensibile... Esatto. Dunque, ha le potenzialità, ma molto probabilmente non riesce ad essere sereno per, diciamo, un'annata intera. Magari un portiere che ti fa un'annata stupenda, se trova il momento, la situazione giusta, l'allenatore che crede in lui, la piazza giusta. Uno comprato però, il premier, nel senso. Esatto, quindi, però ecco, detto questo, vabbè, facciamo 2-2. Anch'io dico... Quanto voto con lui? Io avrei detto Sportiello, come carriera, come rendimento, pensate voi, insomma, per quello hanno fatto però sia la Fiorentina ha fatto poco, cioè c'è stato poco Sportiello. Sì. Però, insomma, quantomeno come rendimento, anche poi per quello che ha fatto poi al di fuori di Fiorentina e Atalanta, comunque, bene. Quindi, o Ivan e Gollini sono, diciamo, i due più votati della nostra giuria tecnica. Veniamo ai difensori, sempre da quella che è la scelta iniziale di Stefano, che ha messo insieme Carnasciali, Natali, Sottil e Biraghi. Per darvi un'idea, hanno vestito entrambe le maglie della Fiorentina in due ruolo di difensori anche i centrali: Bacis, Benaluan, Brivio, Contratto, Luppi, Manfredini, Piccini, Reali, Viali e Zauri. Avanti con i possibili cambi. Ma Biraghi quando ci ha giocato nell'Atalanta? Biraghi c'è un trascorso forse mi manca giovanile, comunque. Forse c'è un refuso da correggere. No, ma ci sta sicuramente ragione Stefano Borgia, che non io. Stefano è Wikipedia. Infatti è Wikipedia, però non mi ricordo neanch'io. Ha ragione, il giovanile dell'Atalanta. Pensate. Mai conta dire quindi Stefano dall'Atalanta Borgi. Andò all'Inter. Sì, vero. Fino al 2003, poi dal 2003 all'Inter, passaggio alla Pro Sesto e poi, diciamo, esordio tra i professionisti. Ti devo dire, io non c'ho nulla contro Biraghi, tu lo sai che lo difendo sempre, però ci metto Zauri. Sì. Sono d'accordo anch'io. Quindi volete cambiare solo il terzino sinistro? Bosi? Sì, anch'io metterei Zauri. Zauri e terzino sinistro. Ci sarebbe la quota simpatia Benaluane, effettivamente. Però anche qui, diciamo, come percorso, comunque Luppi, aspetto forse a parte Sottile. A me è piaciuto, ma piace molto Piccini. Piccini, però, sì, lo so, però come top 11, diciamo, Piccini. No, però un ragazzo che prometteva bene, poi dopo è andato via, però era un ragazzo che a me piaceva molto. Però sì, effettivamente Zauri, anche se mi ricordo famosa partita con la Lazio, ecco perché non l'ho nominato Zauri. No, comunque, però, a Orlando spetterà compito di comunicare a Contratto che non lo ha scelto. Sono troppo tifoso e io a volte questi ricordi poi che mi fate ma sai quanti ne abbiamo magari anche dimenticati, certo, di bravissimi. Vabbè, quindi Zauri purtroppo fu, quando era la Fiorentina, in quel famoso Lione Fiorentina con gol negli ultimi minuti, forse di un giovane Benzema, che lo tenne in gioco lui, che era infortunato fuori dal campo, ma comunque lo considerare con la punizione battuta in però io ci ho giocato insieme all'Atalanta e ti devo dire molto intelligente, poteva fare il terzino destro, a sinistra, centrale, davanti la difesa, insomma un giocatore eclettico, completo, moderno, era molto bravo. Tutti rischiava di vincere il campionato a Malta, l'abbiamo sentito due giorni fa a Sportiva in radio, lì a giocarsela contro Camoranesi.
infatti, grandi momento a Marcord della Serie A dell'inizio 2000. Quindi, promossa quindi la mozione Zauri per sostituire Biraghi nel ruolo di terzino sinistro. Veniamo ai centrocampisti. Allora, abbiamo scelto Bonaventura, Montolivo e Savanzadir Orlando. Morfeo lo consideriamo centrocampista attaccante, ditemelo voi. Io vi dico un altro po' di centrocampisti intanto che hanno vestito le maglie di Atalanta e Fiorentina. Ariatti, Bortolazzi, Carbone, Della Rocca, Kurtic, Lazzari, Marchesi, Migliaccio, Piacentini e Salvatori. Avanti con le obiezioni da parte... Vabbè, Orlando non si può togliere. Certo. No, capitano. Orlando, capitano. Sì. Capitano. Ma è Alessandro Orlando. Alessandro. Massimo capitano. Esatto. Capitano è col 10. Io lo seguivo già lui lo seguivo già quando era all'Atalanta. A me piaceva molto anche... l'ho visto l'informazione... Morfeo. A me piaceva molto anche Morfeo. A me sono sempre piaciuti i giocatori tecnici. Infatti, dobbiamo levare la squadra Morfeo, perché ragazzi, insieme lui e Orlando la vedo un po' dura. I giocatori che danno del tuo al pallone, doppio tre quarti, al calcio devono sempre... Io lo vedo così il calcio. Chi sa giocare a pallone, chi ha i piedi buoni, per me gioca sempre. E vedi, per esempio, a me Orlando... Io ho bei ricordi quando era l'Atalanta e anche Morfeo mi piaceva molto. Quindi non vuoi cambiare quindi uno tra Bonaventura? No, e ma dai, allora Montolivo lasciamo stare. No, Montolivo era bravo, però lasciamo stare quello che è successo. Esatto, parliamo valore dei giocatori. Era bravo, Montolivo. Ha fatto bene, poi è andato al Milan, chiaramente il momento. Però Massimo, allora io Montolivo sì, l'ho visto crescere anche lui nell'Atalanta, però sia te che Morfeo secondo me eravate due giocatori. Allora Morfeo più 10, te diciamo più un 8 e mezzo. Sono d'accordo, quindi allora, secondo me potevate io informazione non potevo non essere se esco da qui tu puoi mettere Lazzari, tutti centrocampisti. Io toglierei Massimo e metterei Migliaccio per dare più qualità, la qualità. Bravissimo. Sì. Allora diciamo che sì, Morfeo era un 10 puro, fantasista puro. Massimo poteva fare anche centrocampista, infatti mi sacrifico per Morfeo. Certo. Quindi però a centrocampo non volete cambiare niente. Io toglierei Bonaventura per mettere Ariatti, perché Ariatti nella storia della Fiorentina ha avuto un bel ruolo e quindi ci sta, almeno io lo metto Ariatti, Montolivo, tu Orlando. Dai una quota storicità ma come Ivan del resto, cioè hanno avuto un valore nel corso della storia, quindi Ariatti sono d'accordo e io metto Bonaventura e mi metto in panchina, ma non dovete commentare voi. Che umiltà assoluta. No, è la verità. Bilancia un po', no? Metti un incontrista, esatto, tutti e tre quasi, esatto. Io dico a c'è difesa, poco recupero, guarda, del pallone. Dico una cosa velocissima, a difesa di Massimo. Quando Boniferti, perché la Juve di Boniferti e il Milan di Berlusconi l'hanno preso, e sicuramente Massimo qualcosa hanno visto, dai. L'umiltà va anche bene, loro sbagliano, dai. Hanno sbagliato. Veniamo agli attaccanti. Allora, in partenza abbiamo selezionato Muriel e Vieri, sempre pescando, ripeto, tra coloro che hanno vestito le maglie di Fiorentina Atalanta, che si affrontano nella prossima semifinale di Coppa Italia di ritorno dopo l'1-0 dell'andata. Ma ci sono passati da quel ruolo e da quelle squadre anche Banchelli, Cerci, Clerici, Diamanti, Fattori, Ganz, Ilicic, Nappi, Nuti, Osvaldo, Pazzini, Rozzoni e Soncin. Tanta roba, no? Tanta roba. Sembra tanta esatto. Qui c'è grande qualità. Però io non tocco nulla lì. Non tocco nulla. Muriel stravolgo. Sì. Ecco, Fattoni mi piace per fuori, la rivoluzione. Fuori Muriel e Vieri, ma anche Morfeo, Diamanti, Ilicic, Osvaldo. Bella. Diente dei pazzi. Bella. Diente dei pazzi mi sembra anche una buona definizione. Sì, tanta roba, sì. Sai cosa è vero? Ilicic. Ti dico la verità, lo metto davanti a Morfeo anch'io. Anche per quello che ha fatto in entrambe le squadre, l'altro, vero? E poi Ilicic, si è lasciato male. Ilicic e Gomez all'Atalanta hanno fatto. Fortissimo. Erano uno spettacolo. Però qui a Firenze Ilicic. No. Non è andato. Dai, andava al supermercato, gli dicevano l'Erz. Firenze è così. Sì, che poi però i numeri li ha avuti. Però poi qua, esatto. Cioè, gole assist anche qui ha fatto calando molto l'ultima parte, perché poi ormai era però... come tu sei brutto, gli dicevano. Ha sofferto la piazza. Dai. Guarda, a Bergamo, guarda che a Bergamo io sono stato. Ora non sono tranquilli i tifosi dell'Atalanta, ma ti assicuro che fuori a Zingoni non c'è mai nessuno. Quando tu arrivi e quando tu esci, hai visto qualcuno? Tre vecchietti forse. No, ti lasciano qui. Vai al supermercato e ti dicono: no, tu è vero, sei brutto. È vero, io
confermo tutto quello che ha detto Massimo, perché te lo strafigo. È un ragazzo sensibile, perché ha smesso per quello che sappiamo tutti, certo. Molto probabilmente la soffriva questa cosa. Assolutamente. Nonostante tutto ha fatto bene. Mozione Ilicic ci ha provata con 3 voti su 4, a parte quello di Canino. Volete cambiare qualcos'altro? Bosi? Ho visto un po' tentennare su Osvaldo. No, sì, allora Vieri e Muriel sono due grandi giocatori, però a Firenze sia uno che l'altro, uno è arrivato a fine carriera, l'altro insomma ha avuto un po' di difficoltà, anche se io l'avrei riconfermato Muriel la stagione successiva, però ci sono stati giocatori che hanno lasciato qualcosa in più. Osvaldo, Pazzini, insomma, hanno fatto parte di un periodo storico bello, no? Cioè, ci siete divisi tra l'elemento cuore e l'elemento tecnico. No, ma fanno bene. Lo sai chi piaceva tantissimo a me? Paolo. E lui era uno che doveva stare a Firenze per forza, però ci è arrivato tardi. Alino Diamanti. Alino Diamanti, me lo ricordo quando venne, che noi eravamo in C2, lui era giovanissimo. Alino era uno da Firenze, livornese, capito? Hai visto? Era un Pratese. Anzi, con orgoglio ha giocato nel Livorno, infatti come c'è Diamante da qualche parte lui è esploso nel Livorno, però ecco lui a Firenze a me sarebbe piaciuto vederlo negli anni d'oro, perché ma è lo stesso impianto che ha lui, perché poco tempo fa quando è venuto a fare il Viareggio con il Melbourne anche lui l'ha detto, ci sono sempre stato poco a Firenze, potevo starci molto di più, c'era stata anche la possibilità, non c'è mai stato, però comunque sarebbe un giocatore moderno anche ora, perché rapidità, ti salta fuori, ma poi quel perché, sinistro perché ad esempio pochi. Morfeo che è stato un grande, però secondo me ora avrebbe molto con quel più fisico lì soprattutto, perché la velocità non l'alleni. E fa fatica, e invece Diamanti, bravo, mi veniva Aladino. Aladino è uno che aveva il dribbling secco, pensa a Diamanti al posto di Nico Gonzalez, ecco, in questa squadra. Vedi, Massimo prima ha detto una cosa fondamentale, ci devi avere anche il carattere per stare a Firenze, Aladino ce l'ha. Alino c'ha il carattere da Fiorentina, Firenze. Mica facile stare a Firenze. Lui ce l'ha il carattere per stare qui. Ma perché infatti a Livorno ci vuole carattere anche per fare gli allenatori, ovviamente. Qui vi voglio allora, perché la mozione Borgi è andata a Mondonico, ma come sapete da queste due panchine sono passati anche i signori Ferrero, Valcareggi, Bianchi, Giorgi, Delio Rossi e Prandelli. Quindi se volete modificare qualcosa dobbiamo anche qua dare diciamo andare sul cuore Mondonico. Perché penso che sia indiscutibile, se andiamo invece sulla carriera a Firenze sicuramente Prandelli. Anch'io dico Prandelli. Nonostante abbia avuto Mondonico e persona squisita di altri tempi, simpaticissimo, poi chiaramente ha avuto questa disgrazia, diciamo, precocemente, però l'ho avuto, era un gestore più che un allenatore, ma erano i tempi degli anni 90 che per dirti di tattica se ne faceva poca, lui faceva sempre FBL, fa ballare Lecce, sulle punizioni, su queste cose qui, aveva delle battute da simpatico veramente. Questo però lui si professava tifoso del Torino, dell'Atalanta e della Fiorentina, quindi un po' troppe. No. Dico, sono d'accordo con Paolo, alla fine se dobbiamo analizzare Prandonico, perché persona comunque che ha dato tanto al calcio e comunque ci sentiva per la Fiorentina, a parte tutto. Però Prandelli ha fatto qualcosa di incredibile qui a Firenze. Ma secondo te oggi, visto quello che dicevi, che dove c'è chiaramente un'esasperazione della preparazione, dell'attenzione ai dettagli, dello studio di tutti gli aspetti specifici, questo va invece a detrazione del rapporto allenatore-giocatori? Allenatore almeno in prima persona. Secondo me ora è più difficile giocare a calcio rispetto ai miei anni. Ho tante volte discussioni con... Perché si dice sempre che nel tuo periodo comunque il livello medio fosse più alto. Sì, ed è anche vero, direi. Ma è vero. Però oggi è più difficile, per altri aspetti. Perché oggi se non sei fisico,
se non sei veloce. Se non fai 50 partite all'anno. Esatto. E prima potevi stoppare il pallone. È vero che la generazione prima di me diceva la stessa cosa, perché se tu guardi al mondiale, fra l'altro... Sì, accorci al Monza con la punizione di Daniel Maldini. Guardo il mondiale del 70, stoppavano il pallone, si giravano quattro volte. Però si parla di fenomeni, no? Mm. Però ora tante volte faccio l'esempio che Rivera, tu mi dirai, ma che ne sai te, non l'hai visto? Quelle poche volte che l'ho visto dalle immagini, secondo me adattato al calcio di ora non sarebbe, ma per una questione proprio che gli mancava la velocità. Giancarlo Antognoni, per restare in tema di grandi campioni, aveva lo spunto, aveva la corsa e se lo metti al calcio attuale sarebbe secondo me un top. Sì. Allora, prima di fermarci, visto che vi siete ambientati sulla storia Viola con questo viaggio che abbiamo fatto attraverso Fiorentina-Atalanta, come sempre ho preparato anche un paio di domande per voi, quindi Orlando in coppia con Canino, Fantoni con Bosi, queste le squadre di stasera, sei soddisfatto? Ma io ho vinto la scorsa settimana. Esatto, già, è un palmarès in netto miglioramento, in netto miglioramento. Se sono anni 90 vinco. Puntata d'ammattatore di domenica scorsa di Orlando, le sapeva tutte, anche quelle che non sapevano gli altri, non solo quelle che lo riguardavano, che è troppo semplice rispondere sulla propria carriera. Allora, oggi è il 21 aprile nel 2024, ma guardando la giornata di oggi ci sono tre ex Viola che hanno fatto il compleanno e che ci fa piacere citare e approfittare per fare gli auguri. Uno è portoghese ma di cittadinanza angolana, terzino destro, annata fiorentina 17, 18 e 17 presenze, quindi non proprio una comparsa. Chi vi viene in mente? Nato il 21 aprile del 1993. Gaspar non può essere, o è lui? Vota no. Gaspar Fantoni, volete... Bosi, puoi consultarti con Fantoni o anche se Vabbè, però con Fantoni ora, voglio dire... Io l'ho acquistato. L'ho acquistato, voglio dire. L'ho anche allenato. Siete quotati a 10, veramente. 50 euro. Io con lui vinco. È tutto giusto, no? È giusto. Cioè, io c'ho Canino che è un grande, però... È proprio Bruno Gaspar, lo ricordate come era fatto Bruno Gaspar? Eccolo qua, Bruno Gaspar, buon compleanno quindi al classe 93, nato pensavo fosse un po' più recente, per quello avevo il dubbio. No, invece, buon compleanno a Bruno Gaspar. Allora, scendiamo un po', vi do un ulteriore indizio. Siamo, quindi, un giocatore che fa oggi 49 anni, ha fatto parte di una Fiorentina promossa in Serie A, argentino, e prima della Fiorentina aveva già giocato nel calcio italiano a Siena ed Ascoli. Ma cavolo, Maurizio. Orlando Canino, Bosi Fantoni. Vi aggiungo un altro indizio. Argentino? È un portiere. Cejas. Oh, madonna, dai, vabbè, però... El Tiburón, Sebastian Cejas, cari amici. Sì, vabbè, però... È nato a Gualeguay il 21 aprile del 75. Io non me lo ricordo questo. Qui però... Diciamo c'aveva il rinvio d'esterno. Esatto, il rinvio elegante. Mi sono dato l'aiuto da solo, perché stamani nel preparare le varie scalette... Allora, non vai radio sportiva. Radio sportiva. Ve ne aggiungo uno. Questo sicuramente ci siete passati tutti, diciamo, un giocatore che avete sicuramente molto ben impresso, cognome che tra l'altro finisce con una consonante, giovanili del Milan, si afferma a Parma, tutte le nazionali giovanili senza arrivare alla maggiore, ed era nell'Under 21 che ha vinto l'Europeo del 2004, è nato nell'83. Vabbè, questo è facile. A Conegliano Veneto e oggi fa l'allenatore, guarda, mi voglio rovinare. Ma Donadè? Donadè. Vabbè, non mi ha fatto rispondere. Sai perché ho indovinato? Perché hai detto Conegliano. Perché so che è di Conegliano. Conegliano Veneto, 21 aprile dell'83, buon compleanno anche a Marco. Allena dove Donadè? Ora? Era all'Ancona, era ora l'Ancona. Deve essere fermo. È stato esonerato. Sì, però ha fatto l'ultima esperienza all'Ancona, ha fatto in Russia con lo Spartak, Vanoli, se non sbaglio. Era lo staff di Vanoli e poi dopo ha ricominciato in Italia da primo allenatore. Ci dobbiamo fermare, quindi il team, stavolta Fantoni Bosi, la spunta per 2-1 su Orlando Canino, ma Orlando comunque si può consolare. No, ma io mi aspetto di più, sì, da Canino, infatti, però. Ma no, ma io quando... suggerito io. Scusate, quando ho saputo, c'era Fantoni. Ho capito, non è che ti puoi arrendere come Gasperino con la Fiorentina. No, non possiamo vincere le bollette. Esatto. Poi state sempre lì a consultarvi sulle scommesse e poi non sapete neanche la storia della Fiorentina. Molto, molto male. Male. Torniamo tra poco per il crash finale del nostro Casa Viola della domenica. Non ci credo.
Rush finale del nostro Casaviola della domenica con Atalanta 2, Monza 1, ma al 95esimo Carboni vicinissimo davvero al 2-2 per il Monza, palla che sbatte sul palo, attraversa tutta la linea di porta ed esce nell'ultimo assalto. Vero tiro perfetto di Carboni, e pallone che è andato a sbattere sulla parte interna del palo, poi percorre davvero tutta la linea, esce sul fondo e l'arbitro finisce, fischia alla fine, quindi partita conclusa. È un altro segnale che magari ci teniamo stretti in vista di Atalanta-Fiorentina della semifinale di Coppa Italia, insomma, che magari l'Atalanta qualche jolly se l'è già giocato in termini di buona sorte, esatto. Anche perché nel secondo tempo, comunque in corso d'opera, dopo i gol di De Ketelaere e Touré e il modo in cui aveva accorciato Maldini, sono entrati Atebur, Ruggeri, Cobb Miners, De Roon e Jim City, classico rodaggio massimo, no? Da sì. Una mezz'ora, 25 minuti che si fa in questi casi quando devi rigiocare infrasettimanale. È chiaro, queste sostituzioni erano più che preventivate, però è una partita dove l'Atalanta comunque l'aveva gestita bene, però vedi il gol agli ultimi 5 minuti comunque riapre sempre il discorso. Qui hanno rischiato tanto perché loro adesso sono a un punto dalla Roma, vediamo la con una partita, infatti, in meno però. Vi volevo chiedere dove tracciate la linea a questo punto di questa rincorsa all'Europa, visto che tra l'altro può essere un'Europa molto allargata. Ricomincio da Paolo. Sul calendario e l'obiettivo di classifica, io credo che che l'attenzione della Fiorentina si debba spostare sulle coppe. Lì abbiamo poca strada, perché... Ma ad oggi di queste, fino a dove si corre, ecco, per un piazzamento, quante ne tieni dentro? Con un punto aggiuntivo va da sé, no? Con un posto aggiuntivo, scusami, va da sé che poi diventano la sesta e la settima, no? Le posizioni che ambiscono alla qualificazione. Quindi appunto con 5 giornate alla fine, anche la stessa Fiorentina da 47 a 52 per intendersi, anche il Torino se vogliamo da 46 a 52, quindi le prime la cosiddetta parte sinistra della classifica sono ancora tutte dentro? Assolutamente sì. Ora, io anche ieri sera ho detto spero che la Fiorentina il prossimo anno non faccia la Conference League. Certo. Ci siamo un po' rotti. Esatto. Cioè, siamo sinceri, no? Voglio dire. Poi dopo è anche l'ora di salire un po'. Esatto, sale il livello, vuol dire vincere magari quest'anno la Conference League, speriamo, facciamo gli scongiuri, però ecco, l'obiettivo è quello. Però credo, ripeto, quello che abbiamo detto un po' tutti, che non puoi non avere la testa a mercoledì e poi essere concentrato domenica, cioè è difficile, Anche perché appunto i posti delle coppe, le combinazioni delle coppe, come vi dicevo, possono essere addirittura fino a 10 i team italiani che faranno parte delle prossime competizioni europee, sicuramente già 5 sono certe della Champions League. L'abbiamo un po' riassunto in grafica con il nostro Gabriele Calderon, il percorso verso le 10 italiane nel piazzamento europeo, tra un attimo lo vediamo con l'aiuto della nostra regia, eccolo qua, il modo in cui si può arrivare a portare 10 italiane nelle coppe. Allora, una sesta in Champions è abbastanza semplice, una tra Roma e Atalanta vince l'Europa League e deve stare sotto la sesta dalla sesta posizione in giù, perché le prime 5 appunto ci vanno in automatico, e se una delle 5, in questo caso Roma o Atalanta, fosse anche la vincente, non fa scalare, quindi serve per forza che Roma e Atalanta siano vincenti e fuori dalle 5. Attenzione però che, scusami non ti volevo interrompere, però domani... Io vado a Roma, fra l'altro, c'è Roma-Bologna. Sì. Bologna sta rischiando comunque, nel senso ha rallentato un po'. Comunque, l'Atalanta ha una partita in meno, e anche la Roma deve recuperare gli ultimi 20 minuti. Senza Ferguson quanto perde? Tanto. Poi dopo l'allenatore è stupendo, perché una filosofia di gioco secondo me la migliore che si è visto quest'anno da parte mia. Perché io ho commentato il Bologna alla terza, alla quarta e alla sesta del campionato. E già per me era una squadra top, perché vedevo, non si può giocare, sai, una volta tu dici è una casualità, poi quando tu vedi quel tipo di continuità, fra l'altro anche nella fase difensiva, perché il Bologna ha una difesa che subisce pochi gol, dunque bisogna fargli i complimenti. 9 italiane nelle coppe invece, sommando Champions ed Europa League, se una tra Roma e Atalanta vince l'Europa League e contemporaneamente scende sotto l'ottavo posto in campionato, e poi... Scenario massimo delle 10,
se insieme a quello che avete già potete leggere sopra si aggiungono le varie vittorie, anche qui, quindi quella della Conference a cui partecipa la Fiorentina, con la Fiorentina però che deve essere sotto l'ottavo posto e non vincere anche la Coppa Italia. A questo punto la Serie A avrebbe in Europa le prime 5 qualificate in Champions, con la vincente dell'Europa League, che deve essere, come abbiamo detto, dalla posizione differente, dalla sesta alla settima in Europa League, e la vincitrice della Coppa Italia. La Fiorentina invece in Conference insieme all'ottava classificata. Questo è il modo in cui 10 possono andare nelle coppe. È abbastanza complicato, sì, però comunque, sì, anche perché ad oggi siamo ancora nel regime delle semifinali, quindi comunque ci sono ancora 4 squadre ovviamente per la Coppa Italia, anche se la Juve è avanti sulla Lazio e la Fiorentina ovviamente ci auguriamo sia avanti sull'Atalanta, però ecco, il discorso è questo ed è significativo, Stefano, del fatto che comunque l'anno scorso 3 finali, quest'anno una combinazione così extra large, il ranking parla chiaro. Comunque calcio italiano da questo punto di vista, sì, ne esce bene, cioè, ecco, quantomeno una crescita rispetto ad anni in cui a malapena si arrivava agli ottavi, al massimo ai quarti di finale delle varie coppe. Io credo che diversamente dall'anno scorso non ci saranno più, cioè, doppia finale, l'anno scorso addirittura tripla finale con le italiane. Forse la Fiorentina ce la fa ad arrivare in quella di Conference, forse, ma dall'altro lato in Europa League, secondo me, nella Roma, nell'Atalanta arrivano in fondo. Addirittura. L'Atalanta ce la può fare col Marsiglia, ma non la vince. Il Leverkusen, secondo me, arriva, è in uno stato di grazia permanente. E che, ha la condizione ideale, che, cioè, fa il filone. Pensare solo a quello, che ha già vinto il campionato. Esattamente, può benissimo gestire le forze. Non vedo due italiane in finale, quest'anno non le vedo, sinceramente. Poi che possa vincerlo, poi quello dipende dalla partita secca. In Conference, se l'Aston Villa fa l'Aston Villa, vince, perché è la più forte di tutte. Sopra vedo, sì, una partita secca, però nel doppio confronto ti do ragione, ma partita secca, sai, è sempre molto particolare. Quello è vero, quello è senz'altro vero, però abbiamo visto l'anno scorso, cioè alla fine si è risolta all'ultima azione in pratica con la Fiorentina, così come la Roma addirittura si è risolta ancora oltre, per cui per valori la Conference vedo Aston Villa, Fiorentina, poi chi c'è? Lille, Olympiacos e il Bruges, con il Bruges che appunto più o meno si equivale con l'Olympiacos. Sopra vedo il Leverkusen e nettamente sopra le altre. Olympiacos con finale ad Atene, comunque, un fattore da tenere di conto su quello. Io credo che l'Atalanta, per dire, la cosa più difficile da affrontare è il fattore ambiente. Andare a giocare lì, cioè, lì a Marsiglia, sì, è veramente è una dura. Bella battaglia. Marsiglia, tanta roba. Sì. Allora, visto che comunque chiudiamo da dove abbiamo cominciato, cioè all'orizzonte la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, detto che appunto l'Atalanta ha appena vinto 2-1 col Monza, quindi le due squadre arrivano entrambe con una vittoria nel weekend di campionato, con poche ore di differenza in termini di riposo, che ovviamente la Fiorentina dalle 20 ha finito il suo impegno a Salerno e sta rientrando a Firenze, l'Atalanta a sua volta, insomma, trasferta molto agevole chiaramente da Monza a Bergamo. Come la giochiamo questa partita? Chiudiamo come sempre allora con la nostra commissione tecnica, cominciamo per onor di firma ovviamente a questo punto dal settore tecnico, quindi da Paolo Bosi. Questa è la formazione che abbiamo ipotizzato, vanno bene tutte le modifiche che volete apporre a modulo, a uomini e quant'altro, vi ho messo anche un paio di ballottaggi da risolvere. Allora, sul portiere direi che non ci sono ballottaggi, sì, da molto tempo, Terracciano. Esatto. Avanti tutta. A sinistra, Biraghi o Parisi, Paolo? Biraghi. Fantoni? Io farei giocare Parisi, ma giocherà Biraghi. Orlando Canino? Anch'io non c'è dubbio, si è sempre affidato a Biraghi in tutte le partite. Però l'esperienza comunque del capitano può essere importante. Bene, e allora leviamo Parisi. Promosso Biraghi, diciamo con 3 voti su 4. Centrali, Ranieri? No, io sono come Parisi. A me piace Fantoni, perché vede il calcio non lo vedo io. Non so se questo è un bene, non so se questo è un bene. Aspetta, voi che lo conoscete meglio, è scaramantico italiano, come tutti gli allenatori, dico. Ma sulla scaramanzia non ne ho idea, sinceramente. No, tutti gli allenatori, sì, proprio in un modo clamoroso. Una sera facciamo una puntata sugli aneddoti. Sì. Gente che veramente. No, vabbè, gioca Biraghi, però. Però Parisi ha giocato all'andata. Già, ha giocato anche bene. Volevo dire. Guarda come risalgono le azioni di Parigi. E oggi discesa, salta l'uomo. Però ha giocato oggi. Lui è un segnale. Così segnale maggiore come quello della rotazione. Lui fa giocare Biraghi perché c'ha Biraghi, però a me piace Parisi. Vabbè, ma Parisi è giovane, dai. Vai. Resto delle maglie, Ranieri e quarta e due centrali, Paolo. Li confermo. Sempre Milenkovic freccia in basso in questo momento. Fantoni? Sì, sui centrali anche io questi. Canino? Ranieri quarta, sì. Ranieri quarta. Sì. Nessuno, niente più chance per Milenkovic. A destra, Kayode, anche se ha giocato oggi. Giocherà Dodò per me. Gioca Dodò. Anche secondo me. Orlando? Mm.
Dodò. Ah, attenzione, allora ve lo cambio subito. Vada per Dodò. Cioè, non lo vedo ancora in palla. Secondo però, avendo giocato oggi Caiode, secondo me. No, c'ha ragione, però secondo me rischia con Dodò. Perché avrà. In fase difensiva Zappacosta. Mi dà più garanzie Caiode in questo momento. Sì, no, anche a me, però io credo che lui farà giocare Dodò. Ruggeri, scusa, sì, Ruggeri. Cioè, io farei giocare Caiode, però secondo me gioca Dodò. Dodò, io farei giocare Caiode. Però, insomma, Faraoni ormai è sparito dalle gerarchie del terzino destro. Era stato, per due settimane era imprescindibile, dopo quell'assist a Belotti. Adesso, infatti, a me piaceva. Bocciato. Vabbè, ce ne abbiamo tre. No, infatti, c'è abbondanza. Duncan e Mandragora, o Arthur va rimesso da qualche parte, Paolo? Ma qui bisogna vedere un po' le condizioni. Arthur credo che sia un periodo dove non viene utilizzato e probabilmente un motivo c'è, al di là della prospettiva di mercato, no? Che è stata scongiurata. Il fatto del riscatto ormai. Quindi credo, insomma, che sia fuori, a meno che poi dopo non ritrovi una condizione particolare, un giocatore con grandi capacità tecniche. Sì, che non mi sembra però il giocatore da mettere a gara in corso. Cioè, sì. Piuttosto che lo metti un tempo e lo chiami fuori. Sì, ha delle caratteristiche diverse, ha grandi capacità tecniche, è quel centrocampista, anche se quest'anno è stato adattato in un ruolo che non aveva mai fatto, no? Di play o comunque di metronomo lì davanti, una caratteristica che gli altri giocatori non hanno, sono più giocatori di interdizione. E quindi è un periodo che non lo mette, e penso che, insomma, non stravolga niente in ottica di un impegno così determinante. Quindi ci teniamo Duncan e Mandragora. Maxi Lopez ha giocato oggi, non gioca, votate. Io sinceramente, però, cambieresti? No, un po' di qualità lì in mezzo al campo, o fa giocare Bonaventura. Io sono per Arthur Bonaventura. Io sono per Arthur, cioè per me Arthur io lo farei giocare, al posto di chi? Duncan o Mandragora? Mandragora in questo momento sta bene, sfrutto anche il momento del giocatore, no? Quindi al posto di Duncan. Poi ovviamente l'allenatore è lui e sceglie meglio di noi, però io distribuiamo per questo. C'è bisogno anche della gestione, no? Un po' della palla, e Arthur in questo è maestro. Dunque, rinunciare completamente. Mentre Fantoni metterebbe Bonaventura play, cioè, diciamo, centrocampista centrale? Sì, sta bene. Se lì dipende da come sta Bonaventura, io mi immagino Arthur Bonaventura con Mandragora che poi subentra al posto di uno dei due dopo un'oretta. Quello che finisce prima la benzina. Arthur che e Bonaventura, tutte e due? Non era quella l'andata al centrocampo? Comunque l'ha già ora, se volete, lo ha già utilizzato. No, campo all'andata c'era Mandragora. Mandragora e Bonaventura. Sì. Okay. Mandragora e Bonaventura. Sì, comunque Arthur e Bonaventura li ha già schierati insieme in una anche delle partite recenti. No. Però appunto, secondo me non si esce da questi tre. Ecco. No, certo. È che secondo me tutti e due ti mangiano un po' loro lì. Lui allora all'andata partì con Mandragora e Bonaventura. Partì con loro. Sì. Io ti dico, Stefano, fatto il gol, Mandragora, che l'Atalanta c'ha un centrocampo molto fisico, quindi lui il centrocampo ideale secondo me sarebbe Mandragora e Duncan. Quello perché sì. Te devi andare a fare pressione con loro, come ha fatto all'andata. Bonaventura non sta benissimo. Mandragora c'ha il fisico, contro l'Atalanta lui può far bene. Perché hai visto, con loro vai a fare a sportellate al centrocampo. E questo lo soffre Gasperini. Quando trovai, ti faccio un esempio, lui spesso con l'Udinese ha trovato difficoltà, con lo stesso Torino, Gasperini, perché hanno centrocampisti fisici, molto di forza, e quindi Mandragora, secondo me, il centrocampo per andare a contrastare l'Atalanta a Bergamo è Mandragora e Duncan. Beh, quindi siamo partiti con Mandragora e Duncan, siamo passati da Mandragora a Bonaventura, abbiamo rimesso un po' di Arthur, però alla fine siamo tornati al punto di partenza. Sulla tre quarti, qua vi voglio, perché ora ovviamente c'è da rimettere Nico Gonzalez, credo su questo, a netto appunto di problemi di questione fisica, non ci siano grandi dubbi, questo lo rimetto già. Per il resto, Barak, Sottil, Kwame, abbiamo detto che di questo Kwame non si può fare a meno. Allora, partendo dal centrocampo che ho pensato, ovvero Bonaventura, Arthur, Nico, Beltran, Iconé. Nico, con Kwame punta. Beltran, Iconé, con Kwame punta? Sì, e Belotti poi lo metti dentro a gara in corso se serve fare... Okay. Allora, un po' di densità. Con Kwame punta. Questa la mandiamo a meno a referto come formazione
by Fantoni. Bosi? È una bella soluzione, molto spregiudicata, perché insomma sono quattro giocatori offensivi. Ora lui ha sempre giocato così, magari andando a giocare laggiù con il vantaggio del risultato, calcoliamoci anche un gol da amministrare, da gestire. Quell'impiego di Parisi, no? Che è in un momento dove sta bene e dove potrebbe essere di aiuto, potrebbe anche spostarlo in un ruolo dove ha già giocato e dove fa un terzo di attacco. A riportarlo lassù. Sì, un terzo di attacco, e comunque ci dà una mano da un punto di vista di contenimento. Scusate, ultima chiamata per l'attacco. Ma scusate, ma Bonaventura sta bene? Quello che ci ha detto l'allenatore, sì e no. Allora, Bonaventura, probabilmente non avrai 90 minuti da qui a mercoledì. Bonaventura fuori Beltrán e Belotti gioca sempre, dai. Quindi come me comunque dalla panchina, perché comunque è uno bravo dalla panchina, tra l'altro. Sì. Però, dai, Bonaventura questa partita, se sta bene, deve giocare. Deve giocare, se no, di che si parla. Però più avanti, vedi, io per esempio lo vedo il centrocampo a due, lo vedo più avanti. Fantoni, tu mi stai deludendo con Iconè. Non me lo mettere come titolare nella semifinale di Coppa Italia. La mia soluzione è questa. Io faccio giocare Jack al centro, Beltrán lo sposto, perché Beltrán può giocare anche al posto di Iconè. Nico non può mancare, e Belotti. Ecco la mia formazione. Attenzione all'andata, perché giocò benissimo anche Sottil, giusto? Sì, però magari dopo li faccio entrare subentrò più tardi. Però attenzione, ecco, io che non riproponga la stessa squadra. Io Jack Belotti, e Beltrán per me giocano sempre. Jack e Beltrán e Nico. Beltrán, mi dite che ruolo ha? Ad oggi quello. Ah, io lo farei tre quarti. No, però se mi dite che ruolo ha, allora io però vi do una risposta. Però può partire anche da sinistra, secondo me. E Jack gioca. Non abbiamo tempo ora per riaprire questo capitolo, lo faremo sicuramente. Domani con un'altra puntata di Casa Viola, mercoledì in coda proprio alla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia, e ovviamente nel weekend poi con gli appuntamenti del venerdì, del sabato e domenica sera, quando proprio la Fiorentina, mentre potete vedere dalla grafica della nostra regia, tornerà in campo contro il Sassuolo. Non ci crederete, ma siamo arrivati in fondo, cari Stefano Fantoni, Paolo Bosi, Massimo Orlando, Maurizio Canino e soprattutto tutti voi che ci avete seguito da casa. Grazie per i vostri messaggi e per i vostri commenti, grazie soprattutto a chi ha lavorato in regia e al dietro alla telecamera, a Gabriele Calderone e a Stefano Borgi in redazione. Appuntamento a domani con Casa Viola del lunedì, Giacomo Guerrini, i suoi ospiti, per continuare il viaggio verso...